Principessa Diancy! Su via, principessa! Quanto mi piace giocare a nascondino! Non adesso, piccoli, vi prego! Principessa Diancy! Mi avete trovata! Non è questo il momento di giocare, principessa! Piuttosto è ora che lei... Va tutto bene? Sì, grazie, sto bene. Non è il momento di scherzare. Principessa! Principessa Diancy, lei ha un compito importante da portare a termine. È bene che non se ne dimentichi. Il cuore di diamante da milioni di anni ci fornisce l'energia necessaria per vivere in tranquillità. Purtroppo non durerà in eterno e presto il diamante si spegnerà, esaurendo il suo splendore vitale. Sì, ma guardalo ora, luccica. Preoccuparsi troppo ti farà perdere lo smalto. Parlo seriamente, principessa. Ok. Un semplice sì è sufficiente. D'accordo. La triste verità è che senza il cuore di diamante il nostro regno sarebbe spacciato per sempre. Esagerato. Non sto esagerando. Soltanto lei, principessa Diancy, ha la facoltà di creare un nuovo cuore di diamante. Prima di perdere altro tempo, voglio che ci dimostri il suo potere. D'accordo, lo farò. O meglio, ci proverò. Non credo di farcela. Principessa! Va bene. Lo sapevo, non ci riesco. Vedrà che ci riuscirà. Dopotutto, è proprio per questo che è stata allevata. Vi ringrazio per esservi presi cura di me dall'infanzia. Ma temo che... Xerneas. Dobbiamo andare da lui. Da Xerneas? Sì. Tanto tempo fa, durante uno dei miei viaggi, ho assistito a una terribile catastrofe accaduta nella foresta tutta terra.
grazie a Xerneas, se oggi sono ancora in vita. Quindi è lui che devo incontrare? Sì, Xerneas. E se lo incontrerò e mi irradierà con la sua abilità aura folletto, scoprirò il mio vero potere e sarò in grado di creare un cuore di diamante. Ho capito bene? È proprio così. Deve fidarsi di aura folletto. Andrò da lui. E poi ho sempre desiderato visitare il mondo là fuori. Principessa, cerchi di essere seria. Ok. Come si dice? Vediamo. Ah sì, basta un sì.